bentornati con Super Smash Bros. Ultimate. Io sono DFDL e ho detto malissimo Super Smash Bros. Ultimate. L'ultima volta abbiamo fatto un po' di spiriti in giro per la mappa e oggi andremo in questa zona a fare un po' di spiriti appunto in questa zona. E in questa zona mi sembra che c'è anche uno spirito abbastanza difficile. O forse mi sbaglio. Comunque, iniziamo subito da Panther Caroso, che è della serie Star Fox. Credo che sia l'antagonista della serie Star Fox. Non ho mai giocato a Star Fox. Eh già. Allora, ho visto le condizioni, non sono niente di che, quindi mettiamo i soliti spiriti. E mettiamo la bacchetta di Lip. Personaggio, sì, teniamo Marte. Andiamo all'attacco. Pronti? Via! Yes. Vieni qua, Marte. Yes. No. Sì, vieni qua, Marte. Volevo dire vieni qua, Wolf. Ok. Riesco a farti il contrattacco? Dai, voglio provare. Voglio provarci. Dai, no, vieni qua. Yes! Yes, l'ho fatto. L'ho fatto. No. Yes. Wow. sì, non avevo mai provato a fare i contrattacchi. Non mi sono mai riusciti in realtà. E si possono fare anche in aria in realtà. Il problema è che... sono situazionali. Sono molto potenti, perché sono molto potenti. Ma appunto situazionali, perché devi beccare il momento in cui il nemico ti colpisce per poterli usare bene. Panther Caroso, che schifo. E una sferabilità. E vai, qua abbiamo Nina. Credo sia sempre di Fire Emblem. Sì, sempre di Fire Emblem, va bene. Cambiamo formazione. Mettiamo erba che è super efficace su acqua. Non ho letto le condizioni. Sconfiggi il personaggio principale. Cercherà di scappare via. Il nemico recupererà gradualmente. All'attacco. Vi ho già detto che odio sto tipo di spiriti, vero? Dopo l'ultima volta con Pauline. Sì. Esatto. Non è un incontro a tempo, perlomeno. Perlomeno quello. Vieni qua. Vieni qua. Dobbiamo fare fuori prima Ganondorf, ho capito. Yes. Crepa Ganondorf. No, crepa Ganondorf, ho detto. No, crepa Ganondorf. Yes. E adesso tu vieni qua. Vieni qua, Palutena. Vieni. No, vieni. Vieni. Vai, no, presa. Yes. E vai. Dai. No, no, vieni qua. Palutena, tu vieni qua. No, no, non scappi. E vai. Yes. No, l'ho mancata. Vieni qua. Ok. Vieni qua. Oh my god. Odio sto tipo di personaggio. Odio sto tipo di spirito. Quando fanno sta cosa qua. Yes. Ah, che fastidio. I danni da veleno ridotti. Che è inutile. Yes, che personaggio è Fox? E quello è palesemente... Oh, spoiler. Va bene, vinci l'incontro per salvare il personaggio.
Sì, è un incontro contro un personaggio. Andiamo all'attacco. Pronti? Via! Ok. Fox? No, Fox, crepa. Vieni qua. Ok, no. Vai, contrattacca. Vai, contrattacca. Contrattacca. Yes. Perfetto. Ah, aia, la bomba. Crepa. Dai, vieni qua. Oh no, la banana. Ok, wow. L'ho fatto fuori io. E Fox si unisce alla lotta. Yes. E un bel po' di sfere abilità. Perché non mi ha dato tutte queste quando ho liberato Mart e cosa? E Shake. Ok, abbiamo Marina. Yes. Prima andiamo a premere il pulsante. Perché sto ignorando il pulsante? Ok, nient'altro. Perché ho liberato l'ultimo passaggio qua. Vero? Ah, quello lo faremo per ultimo dopo aver più o meno ripulito tutta questa zona. Tutta questa zona, vi faccio vedere la mappa. Tutta questa intera zona. Ok. Andiamo da Marina. Sì, cambiamo formazione, mettiamo... Fuoco che batte erba. Sì. È l'unico modo per ricordarmi quali spiriti battono quali spiriti. Ok. E usiamo... Dov'è finita? Dov'è finita? Dov'è finito Fox? Ecco qua. Perfetto. Tutto pronto. E andiamo all'attacco. Pronti? No, vieni qua. Ok. Vai. Colpiscili. Vai. Colpiscili. Yes. Fox. Fox. Le prese di Fox invece sono come sono. Ok. Voglio vedere le prese di Fox come sono. Ok. Così. Perfetto. Niente di che, niente di particolare. Vieni qua. Dai, crepa. E vai. Ah, usa il fuoco. Ok, scudo posteriore. E crepa fuffi, yes. Perché mi sono fatto uccidere in mezzo secondo prima, io non lo so. Comunque, Marina. E vai, abbiamo una sfera abilità. Yes, direi di andare prima. Andiamo prima qui sopra. Sì, andiamo qua dalla fata radiosa. La fata radiosa. No, non me la ricordo, però ho visto che è di livello 3. Quali sono le condizioni? Mosse speciali più potenti, recupererà molti danni, se infliggo molti danni. E la barra smash si riempirà velocemente. Può essere un problema. Formazione, cambiamo personaggio. Mettiamo Falcon, dai. Vai. E andiamo all'attacco. Pronti? Vai. Vieni qua. Ok. Vai. Ok.
Perfetto. Vai. Vieni qua. Yes. No, 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 mi predicta la pattern. È una cosa assurda. No, no, vai. Wow. No. No, aia. Ecco, questo mi uccide. No, strano. Strano, non mi sta uccidendo. Vai, crepa. Ahi, ha preso le orecchie da coniglio. Yes. Yes, vai. Vieni qua. E vai. Vieni qua. E vai, colpita. Dai. Yes, con la meteora. Vieni giù. Vai. Vieni qua. E smash finale. Yes. Questa, se non la butta fuori. Ok. Perfetto. Ah, e abbiamo ottenuto la l'inquietante fata radiosa di Ocarina of Time. Con cura di emergenza. E che può essere più utile di quello che sembra, eh. Sì. Vi cura completamente quando avete subito tanti danni, praticamente. È esattamente quello che succedeva durante questa battaglia. Prendiamo lo scrigno. Che contiene... musica. Il main theme di Yoshi's Woolly World. Sì, va bene. E abbiamo Expresso, che viene da Donkey Kong Country. Oppure qua sotto abbiamo Mario di Mario Tennis Aces. Sì, andiamo contro Mario. Però cambiamo formazione. Mettiamo... chi mettiamo? Nessuno. Teniamola così la formazione. Personaggio va bene Kirby. Gli assistenti appariranno. Il nemico userà più attacchi smash. Andiamo all'attacco. Pronti? E ho tenuto Kirby per... perché è uno spirito di livello 3. E... no. Kirby, perché lo fai dal lato sbagliato? Ok. Vai, colpisci Zelda. Sì, Zelda. Perché ho detto Zelda? Peach, volevo dire. Oh my god. Oh my god. Che errori da Nabbi proprio. No. Perfetto. Yes. No. E vai. No, 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 mi stanno facendo fuori. Vieni qua, Peach. Qualcuno muoia. Please. Qualcuno muoia, dai. Forza. Ok. E abbiamo sconfitto Mario di Mario Tennis Aces. E colpi letali plus. Sì, ok, sono le meteore. Ok, scrigno. Cosa contieni? Casco da catenaccio. Wow, per i mi. E abbiamo anche Buzz Buzz qua. Qua sotto ho preso tutto, sì, è la città. È Luminopoli questa. E a sud di Luminopoli a quanto pare c'è Nintendo City.
Va bene. Buzz Buzz. Sì, e sono un Mr. Game & Watch Mini. E incontro a tempo. Allora, cambiamo formazione, mettiamo lei, sì, e come personaggio non mettiamo Kirby, basta Kirby. Ho usato troppo Kirby. Mettiamo... Io Jigglypuff non l'ho usato, vero? Mettiamo Jigglypuff. E andiamo all'attacco. Pronti? Via! Ok. Wow. Easy con Jigglypuff. È bastato addormentarlo. Jigglypuff è, non dico uguale, ma molto simile a a Kirby. Molto simile. Non è proprio uguale uguale, non è un clone comunque. E cosa ci dai? Una sfera abilità, va benissimo. Grazie Master End. Grazie mille, ma hai proprio bloccato. Wow. Ok, avevo già Bomberman. Comunque, dicevo, i consigli che ci danno durante i caricamenti. Quello che è venuto fuori in questo caricamento è molto utile in realtà in relazione allo spirito che abbiamo appena ottenuto. Quello che ci dà il 30% di danni in più. Perché è un modo per forzare praticamente tutte quelle condizioni che hanno effetto quando si hanno tanti danni. Avendo il 30% di danni in più, si parte già con un po' più di danni e quindi quelle condizioni si attivano prima. È una cosa che può essere utile, ma non troppo. Comunque premiamo A e vediamo dove ci porta questo tubo. Ci porta qui e... ci porta qui e... e niente. Ci porta qui e niente, perché comunque c'era un pulsante qua che non ho premuto, vero? Da queste parti. No. Va bene. Va bene. C'è un cancello chiuso, a quanto pare. Comunque, qua abbiamo finito. Andiamo da questa parte. C'è so... Questo viene da Fire Emblem Path of Radiance. È un personaggio che mi piace molto, Soren. Comunque, qua abbiamo Expresso, qua sopra abbiamo altra roba, abbiamo Chaotix. Sì, vengono ovviamente da Sonic. Va bene. Cambiamo formazione. Mettiamo Gray Fox. Sì, andiamo all'attacco. E non ho letto le condizioni... Ah, meno male. Meno male. Il nemico diventerà invisibile. Va bene. Perché il nemico è invisibile? Ok, Jiggly. Perfetto. Vai. Colpisci. Ok. Wow! Sto facendo le meteore a tutti. Cioè, ho fatto delle meteore assurde. Yes. Ok. E non l'abbiamo fatto fuori. No, vieni qua. Vieni qui. Vieni qui. E vai. Dai, crepa. Yes. E abbiamo ottenuto Chaotix. Va bene. E una sfera abilità. Perfetto. Ok, si è diradata la nebbia. No, di qua mi sa che non posso andarci, vero? Qua sopra, no. C'è Mario Roccia, però.
Andiamo prima nel tubo a vedere dove ci porta. Giusto 2 secondi. Ah, ci porta qua sopra. Wow. Allora ci andremo la prossima volta, credo, nel tubo. Per oggi direi di finire questa zona, fare questi 3 spiriti e poi basta. Sì, perfetto. Facciamo il Boblin. Sì, cambiamo formazione. Teniamo, sì, teniamo Grey Fox, ma cambiamo personaggio. E mettiamo come personaggio, mettiamo l'eroe. Dai. E non ho letto le condizioni. Mazza minerale, ok. Niente di che. All'attacco. Pronti? Via! Perfetto, vieni qui. Yes. Ok. Perfetto. Vai. Vai. Dai, carica tutto. Yes. Due sono fatti fuori. Ok. Forse anche un terzo. Questo è Mr. Saturn, che non serve a niente. Riprendiamoci la bacchetta di Lip. Perfetto. E fallo fuori. E vai, abbiamo ottenuto il Boblin. Potenza strumenti da brandire plus. E può essere utile, abbinato alla bacchetta di Lip. Ecco qua. Prossimo spirito, il tipo timido. Sì. Più mosse speciali e facilmente distratto dagli strumenti. Va bene questa come formazione. Pronti? Dai. Yes. Ok, no, il buco nero. Il buco nero è mio. Yes. E vai, via. Via sto coso. Perfetto. Yes. E abbiamo ottenuto il tipo timido. E una sfera abilità. E vai. Voglio vedere un attimo ancora la sferografia. Perché magari adesso abbiamo 33 cose. Qua ci dà Smash Meteora Plus. Scudo perfetto riflettente. Invincibilità carica Smash. Potenziamento dopo mangiato. Mosse speciali plus plus. Andiamo da questa parte. Da questo lato. Prendiamo queste abilità qua. Specialmente questa al centro, che sarà molto molto utile. Però chiede 120 sfere. Ok, ultimo spirito per oggi, sì. Espresso, vai. Formazione. Mettiamo Tsubasa Oribe. Sì, non ho letto le condizioni. Terreno scivoloso, velocità aumentata. Dopo aver saltato il nemico cadrà più lentamente. Allora, terreno scivoloso... uguale. No, teniamolo terreno scivoloso. Dai, non contrastiamolo. Tanto è uno spirito di livello 1. Che ci farà mai? Pronti? Via! Ok. Vai, carica. Yes. Perfetto. E preso espresso. Più danni ma velocità aumentata. Ok, è una sfera abilità. E andiamo avanti. E come detto poc'anzi,
la prossima volta entreremo in questo tubo e andremo da questa parte a vedere tutti questi spiriti. Io per adesso mi fermo qua. Dov'è che sono? Mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Super Smash Bros. Ultimate. Ciao! Nei fail precedenti. Ok. No, no, Fox. No, voi state scherzando. Ok, no, no. Aia. Morto, perfetto. My god, il fiore di fuoco che ti blocca. No, Falcon. Sapete cosa si fa in questi casi? Si mette Kirby.